Scambio in velocità, Marco Voci con Procopio, Marco Voci. Favorire Domenico Voci, finezza con Fiorentino che arriva al cross, mette in mezzo, colpa di testa, è eh, il destro di Galluzzo, bella fucilata, eh, dice di no, dice di no eh, Lombardo, ma un Montepaone che batte per 2-1 il Mammola, forse soffrendo troppo negli ultimi 20 minuti dove la partita si è innervosita. Bisognava chiuderla quando c'è stata l'azione di Domenico Voci. Hai detto, hai detto tutto tu. Eh, Andava chiusa la partita, purtroppo ci portiamo questo difetto di fabbrica, probabilmente, che non riusciamo a. Eh, finalizzare le tentazioni che riusciamo a creare eh, però sono più contento in questo modo creando azioni magari sbagliando sotto porta che non il contrario eh, era una parità difficile per noi perché comunque venivamo dalla sconfitta nello scontro con il San Calogero quindi avevamo tanta voglia di, di, di rimetterci in gioco e vedere se effettivamente potevamo lottare per questi primi posti credo che la squadra oggi abbia fatto una buona gara si è visto, una, secondo me, un buon predominio territoriale in campo, però giustamente quando non si chiudono le gare poi c'è il rischio di rimetterle in gioco. E soprattutto i due gol sono stati delle perle anche per come sono stati gestiti. Domenico Voci, senza toccare palla, ha aperto un corridoio sul secondo gol. Sì, abbiamo fatto delle buone, buone azioni, buone, buone trame di gioco, i due gol sono stati molto belli entrambi. Eh, Domenico lo conosciamo tutti, è un signor giocatore, eh, noi l'abbiamo aspettato in quest'anno perché ha avuto qualche problemuccia all'inizio, adesso è con noi anche se non al 100% ma eh, comunque si sì, ci sta dando una grossissima mano e eh, speriamo che continui così. Grazie mister, un'ultimissima battuta, un gol subito in casa eh, dopo tante partite, quindi significa che la difesa è solida anche con i vari cambiamenti. Sì, no, la difesa è solida perché comunque credo che posso fare affidamento su ragazzi seri, ragazzi professionali al massimo e, e quindi si lavora bene e credo che per questo motivo i risultati arrivano. Se fosse il contrario ti, potrei, ti posso garantire, anche se il gol lo potevamo tranquillamente evitare oggi, perché comunque mh, ho visto troppe maglie bianche su quella palla e pochissimi giallo verdi quindi è stato un problema. Quello è una cosa che dobbiamo correggere. E per il Mammolo abbiamo Isidoro Macri, dirigente della squadra. Avete perso su un campo difficile perché il Montepaone è forte in casa, avete perso a testa alta. No, no, il primo tempo, dico la verità, loro hanno avuto 5-6 occasioni da gol, noi abbiamo avuto anche due occasioni, però meritavano il doppio vantaggio, l'hanno meritato il primo tempo perché hanno fatto due azioni bellissime, con la complicità della nostra difesa, però si vedeva che giocano al pallone, sovrapposizione e tutto. Il secondo tempo siamo entrati con un altro piglio, un'altra un cosa, e quindi siamo riusciti a salire col baricentro più avanti e a creare qualche problema. Il secondo tempo, secondo me, meritavamo anche il pareggio, però. Ci sta, un po' di nervosismo. Cose. Era una partita delicata per tutte e due, quindi va bene. Possiamo dire che Rigitano, che ha salvato il gol, e Monteverde, che ha un po' cambiato il volto della partita, sono stati i due che hanno brillato di più in un ottimo mammola. Io credo che Monteverde, se riusciamo a recuperarlo, perché è da due giorni che si allena con noi, è un elemento di categoria superiore, quindi ci sarà molto utile a noi. Ci mancava anche qualche elemento, però niente da recriminare, i ragazzi hanno dato tutto. E complimenti al Montepaone e andiamo avanti. Un'ultima battuta, finale incandescente, ma tutto finisce con una grande stretta di mano. Assolutamente, in campo si dicono tante cose, si danno, e eh, il brutto è di fuori: di fuori eh, sia noi che loro dobbiamo, dobbiamo stare un po', un po nelle, nostre, nelle nostre rime. Però ci sta, il campo è questo: è finita la partita, quindi per me è finita. Parco.